Paolo, apostolo non da uomini, né in virtù di un uomo, ma in virtù di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo risuscitò da morte, e i fratelli tutti che sono con me, alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che diede se stesso per i nostri peccati, allo scopo di sottrarci al mondo presente malvagio, secondo il disegno voluto dal nostro Dio e Padre, al quale sia gloria per i secoli dei secoli. Amen. Mi sorprende che così presto vi siate distaccati da Cristo, che vi aveva chiamati per la sua grazia, aderendo ad un altro Vangelo. Non ne esiste un altro. Ma ci sono alcuni che mettono lo scompiglio fra di voi e vogliono stravolgere il Vangelo di Cristo. Ma se noi o un angelo disceso dal cielo annunciasse a voi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia votato alla maledizione divina. Come ho detto prima, anche in questo momento ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che voi riceveste, sia votato alla maledizione divina. Adesso, infatti, cerco di ingannare gli uomini o Dio, oppure cerco di piacere agli uomini. Se ancora cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vi rendo noto, infatti, fratelli, che il Vangelo annunziato da me non è a misura di uomo. Infatti, né io l'ho ricevuto da un uomo, né da un uomo sono stato ammaestrato, ma da parte di Gesù Cristo, attraverso una rivelazione. Udiste infatti il mio modo di comportarmi un tempo nel giudaismo. Perseguitavo oltre ogni limite la Chiesa di Dio e cercavo di rovesciarla. E mi ero spinto nel giudaismo oltre tutti i miei coetanei appartenenti al mio popolo, difensore fanatico com'ero, in misura maggiore di loro, delle tradizioni dei miei padri. Quando poi piacque a colui che mi aveva separato fin dal seno di mia madre e mi aveva chiamato in forza della sua grazia di rivelare il figlio suo in me affinché io lo annunziassi ai pagani, subito fin da allora non consultai alcun uomo né partii per Gerusalemme dagli apostoli miei predecessori, ma mi allontanai verso l'Arabia e di nuovo tornai a Damasco. In seguito, dopo 3 anni, salii a Gerusalemme per prendere contatti con Cefa e mi trattenni presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi altri, ma soltanto Giacomo, il fratello del Signore. Queste cose scrivo a voi. Ecco, davanti a Dio attesto che non mentisco. In seguito mi recai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Personalmente ero sconosciuto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano solo sentito dire che colui che un tempo ci perseguitava adesso annuncia quella fede che allora cercava di sovvertire, e glorificavano Dio in rapporto a me.